Da alcuni mesi nel comune di Castellabate, in particolare nella frazione San Marco all'Annunziata, alle contrade Franco e Cenito, tante famiglie denunciano il ritardo o addirittura il mancato recapito della corrispondenza, nello specifico utenze domestiche. A farlo sapere a voce alta attraverso una nota stampa è il capogruppo di opposizione Alessandro Lo Schiavo. Da alcuni mesi a questa parte, su gran parte del territorio del comune di Castellabate, si registra una situazione di disagio legata alla mancata consegna della corrispondenza, soprattutto quella legata alle utenze domestiche, in particolar modo dell'elettricità, del telefono, di altre situazioni essenziali per la vita quotidiana di ogni singola famiglia e attività commerciale del nostro territorio. Ho avuto modo di denunciare questa situazione del tutto evidente alla direzione di Poste Italiane, alla direzione provinciale di Poste Italiane e nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale ho evidenziato alla Giunta, al Sindaco stesso, delle difficoltà oggettive che vive il Paese proprio durante questi giorni. Un disservizio che deve essere eliminato totalmente, un disservizio che nasce dalla carenza di personale lungo tutto il nostro territorio. Basti pensare che un solo postino deve consegnare la corrispondenza a San Marco, alla contrada Franco, Cenito, Annunziata e coprire gran parte del lungomare di Santa Maria. Quindi è indubbio che la corrispondenza non verrà mai consegnata con puntualità e precisione, soprattutto quella che riguarda le bollette dell'Enel, del telefono, di altri gestori che hanno delle scadenze ben precise. E sappiamo tutti che il ritardo della consegna di questa corrispondenza mette in moto una serie di meccanismi rappresentati dalle more applicate ai ritardati pagamenti, come anche le conseguenze più critiche che sono rappresentate dal distacco dell'utenza o delle utenze stesse. Allora, a fronte di questi disagi, a fronte di queste difficoltà oggettive che vive il Paese, mi auguro e auspico che il management di Poste Italiane intervenga prontamente e risolutivamente, come ha fatto già in altri casi, e all'amministrazione comunale chiedo di intervenire con tutti i mezzi previsti dalla legge, diffidando e mettendo in campo tutte quelle situazioni che possono intervenire a sostegno di questa anomalia del tutto evidente, del tutto imbarazzante per un territorio turistico come Castellabate.